Dalla prossima settimana scattano i controlli entrata al Tribunale di Isernia. Ci saranno due ingressi, uno libero per magistrati, avvocati, funzionari e forze dell'ordine, l'altro rigidamente controllato a mezzo di metal detector per tutti gli altri testimoni, imputati e normali cittadini che volessero assistere alle udienze pubbliche. La novità è stata illustrata dal procuratore capo Albano. Il procuratore generale Grigo della Procura Generale di Campobasso ha dettato già le direttive di massima per la sicurezza di questo tribunale e sono fondamentalmente tre: un efficiente sistema di videosorveglianza, e fortunatamente il Palazzo di Giustizia di Isernia è già fornito da tempo di questo impianto, e poi soprattutto abbiamo provveduto per la sicurezza del Tribunale a fissare delle modalità di ingresso al Tribunale stesso. I fatti di Milano sono stati purtroppo determinati proprio da discrasie nell'ingresso del Tribunale, per cui ci saranno degli ingressi riservati. Uno sarà esclusivamente riservato ai magistrati, agli avvocati, al personale amministrativo e alle forze dell'ordine che quotidianamente hanno accesso al tribunale e quindi sono già conosciuti dalle guardie giurate addette ai controlli. Ciò nonostante, nei casi in cui non vengano riconosciuti sarà richiesto anche il tesserino di riconoscimento. Nell'altra entrata invece, riservata esclusivamente al pubblico, ci siamo dotati di metal detector mobili, portatili, per cui le guardie giurate provvederanno a tutte le persone del pubblico che accedono al Tribunale di Isernia a controllare a mezzo metal detector. Quindi credo che queste iniziali misure, ripeto, su indicazioni espresse del Procuratore Generale, per il momento saranno sicuramente idonei ad assicurare un minimo di sicurezza al Tribunale. E il D-Day, il giorno zero, quando sarà, Procuratore? Per l'inizio io penso che già la prossima settimana saremo operativi.